Signori, mezz'ora. Signori, mezz'ora. Ciao. Ciao. E tu come ti chiami? Petra. Petra. Ma sai che credo di averti visto un sacco di volte qua davanti in questi giorni? Abito nella casa qui di fronte. Davvero? Che fate? Ci prepariamo ad accogliere il pubblico. Stiamo facendo le prove. Raccontiamo che cosa succederà durante questa stagione a teatro insieme al direttore. Perché oggi è una giornata importante, sai? No. Perché dopo tantissimi mesi, oggi, per la prima volta, il teatro di nuovo accoglierà il pubblico. Wow. Lo chiamiamo il direttore così ci facciamo raccontare un po'. Mm-hmm. Nino? Nino, io ti voglio presentare Petra, che è la nostra prima spettatrice. Ciao Petra. Se vuoi puoi metterti lì. Noi iniziamo? Iniziamo, Nino. Vai. Tanto che ho vidi delle cose belle che porta il cielo per un pertugio tondo e quindi uscimmo a rivedere le stelle. A settembre l'anteprima di stagione sarà il nostro omaggio a Dante. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura, e sta selva selvaggia, aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura. Monica Guerritore, oltre ad essere un'attrice, è anche una regista, ed è lei che inaugura la stagione. Ho sempre sentito dire che quando si ama si cammina tra le nuvole, ma la cosa bella è che invece si cammina per terra, sull'asfalto. Non essere così arrabbiato, la tua famiglia. Ma quale famiglia? Ah, la famiglia Coleman. Finalmente arriva a Perugia la compagnia argentina di Claudio Tolcachir, con quello che secondo me è uno degli spettacoli più belli degli ultimi anni. Suerte saperlo, tan justo y tan bueno. Che suerte la paz, che suerte la escuela. Cortaron il gas. Cortaron il gas. Nos estamos congelando ya. ¿Por qué cortaron el gas, Gaby? Esta noche voy a verte. Fe.
Feliz cumpleaños, abuela. Ya viene l'ambulanza. E ora una battuta del testo di Lee Ferracchiati, che si è guadagnato la menzione speciale della giuria internazionale della Biennale di Venezia Teatro e poi dello spettacolo di Filippo Timi, che non poteva mancare per la riapertura del teatro. Siete mai stati sull'orlo della vostra esistenza? Io non farò più niente col mio corpo. Più niente. Se non dormire. Andarsene è un peccato, però ciao, ciao. Bella donna alla porta che mi saluti. Siamo felicissimi di tornare al Teatro Morlacchi, dove siamo stati tante volte e dove siamo stati sempre bene. E tu, Filo, che dici? Dove c'è Perugia, c'è casa. Woody, tocca a te introdurre la città morta di D'Annunzio. Io comprendo. Sembra che noi attendiamo una cosa che non accade mai. Nulla accade. Da lungo tempo. Pina non vedeva solo con gli occhi. Lei vedeva con tutto il corpo. Era come in simbiosi con i suoi danzatori. Lei sentiva e viveva con tutti i sensi quello che accadeva in scena. Un'altra cosa che Pina chiedeva molto spesso era di scrivere con il movimento. G, R, I, S, T, I. Anche chi non ha avuto modo di vedere uno spettacolo di Pina Bausch sa quanto abbia completamente stravolto il linguaggio della danza e del teatro. Ottimo, Jean. Dovresti fare l'attore. Ma chi è Jean? Chi è Jean per la signorina Giulia? Lo scopriremo insieme a Leonardo Lidi in prima assoluta dopo il debutto al Festival dei Due Mondi di Spoleto. Trovo molto interessante politicamente questo discorso, questo argomento. Di questa generazione che fatica a prendere il toro per le corna ed essere protagonista della propria vita. Mettersi al centro del proprio villaggio penso che sia fondamentale in questo momento. Abbiamo vissuto la pandemia, siamo stati chiusi in casa, abbiamo affrontato gli spettri e questa è la nostra notte di San Giovanni e adesso dobbiamo uscire di casa per far vedere chi siamo e cosa vogliamo. Dopo il grande successo di Qualcuno volò sul Nido del Cuculo, al Teatro Morlacchi prende vita un'altra storia cinematografica diretta da Alessandro Gassman. Allora? Dobbiamo stare ancora zitti e muti? Tu caccia la testa fuori dal sacco, che la caccio fuori anche io. Francesco, sì, come a loro. O vuoi diventare come a loro. O ti piace la vita che fanno loro le a decidere il mondo. Secondo un'antica leggenda, il tuo talento si nasconde nelle pieghe del vento ed entra con il primo respiro nell'anima del neonato. Da quel momento hai un demone nascosto dentro di te e tutta la vita per tirarlo fuori. Se ci riesci, la tua sarà una vita felice. Stiamo parlando di Raffaello, il divin pittore. Il genio del Rinascimento prende anima e corpo in scena grazie al talento di Mattias Martelli. Deve essere no.
nostra cura tutelare assiduamente quel poco che ci resta della gloria dell'antichità. Il quarto. Cos'è la bellezza? Il tuo sguardo ora cosa cerca? Gracies mi permette di introdurre Giovedì della Danza, uno dei progetti che ci sta più a cuore in questa stagione, uno spazio dedicato alla nuova generazione di danzatori e coreografi. Servono a portare disordine, a prendere le cose e a metterle in posti dove nessuno voleva farcele stare, a sgominare tutto, a cambiare i piani. Dal cinema al teatro, una delle commedie più brillanti e dissacranti degli ultimi anni. Ciao amici di Perugia e che frequentate il Teatro Morlacchi, appassionati di teatro. Noi verremo nel mese di gennaio a fare lo spettacolo Mine Vaganti di Ferzan Özpetek e spero veramente di trovarvi numerosi. Spero di vedervi presto. Viva il teatro e viva il Teatro Morlacchi! Sono arrivati gli amici di Tommaso. Gennaio 1945. Uscimmo nel vento gelido di una giornata di nebbia, malamente avvolti in coperte. Quello che vedemmo non somigliava a nessuno spettacolo che abbia mai visto né sentito descrivere. Avevo letto se questo è un uomo di Primo Levi, ma ascoltare le sue parole insieme ad altra gente a teatro è un'esperienza che mi piacerebbe condividere con voi. Si è vista una grande porta e sopra una scritta vivamente illuminata. Il suo ricordo ancora mi percuote nei sogni. Arbeit macht frei. Il lavoro rende liberi. Non vedi ora che sebbene una forza esterna sospinga gli uomini e li forzi contro voglia a muoversi e li trascini precipitosamente, c'è tuttavia nel nostro petto qualcosa che può ribellarsi e resistere. Nel festeggiare la riapertura del teatro abbiamo invitato i nomi più rappresentativi della scena. Per la danza non poteva mancare Virgilio Sieni. Dopo Guerra e Pace, una nuova sfida del Teatro Stabile dell'Umbria. In un tempo sospeso, grazie alle parole di Albi, Antonio Latella, Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Ludovico Fededegni, Paola Giannini, Linda D'Alisi hanno ritrovato la necessità, la voglia e il desiderio di mettere in scena uno spettacolo che farà storia. E mentre cresceva, era così giudizioso. Camminava alla stessa distanza tra noi due.
cercando di allungare una mano per prendere tutto quello che avevamo da offrirgli. Non volevo Io pensavo questo. Che tu fossi consapevole, io non lo sapevo! C'è stato un solo uomo nella mia vita che mi abbia mai resa felice. Mio marito, Giorgio, naturalmente. Emiliano... Stefano, mi aiutate a presentare lo spettacolo di Alessio Boni? Sono io che sto sognando di essere Don Chisciotte? O è Don Chisciotte che sta sognando di essere me? Cosa cambia? Avete sognato fino all'ultimo istante della vostra vita. Non vi basta? La teoria freudiana è una fregatura. Freud è stato fortunato soltanto perché a una certa ora la gente ha sonno. Nel 2018 Flavia Mastrella e Antonio Rezza vincono a Venezia il Leone d'Oro alla carriera. Stop, buona! Io già me lo sento, Antonio Rezza che mi dice ma ci voleva il Leone d'Oro per invitarmi al Teatro Morlacchi, in stagione poi. Ne mancano tre, ne mancano otto. A regola! A regola! A regola! Ti svegli dalla pennichella, trovi Freud che ti dice a te ti piace tuo padre, a te ti piace tua madre, a te ti piace tuo zio. Chi è di scena? Signori, chi è di scena? Come una scatola dei tesori, dove da piccoli mettiamo tutti i furori. Pietra per il tatto, piuma per il naso, una figurina per l'olfatto, un petardo per l'orecchio e per il gusto un animale. Tutto ciò che ritieni prezioso, fai entrare luce e aria. Apriamo ai bambini e alle bambine pronti all'incanto, ai grandi che diventano bambini, a quelli che ridono rumorosamente, quelli che piangono e si commuovono, quelli che non sanno stare fermi nella loro poltrona, che non perdono una sola parola, che sonnecchiano, quelli che cantano intonati e stonati, a quelli che vivono dietro le quinte, alle persone nei palchetti che ognuno è un punto di vista, allo sguardo. Petra, dai, mi accompagna ad aprire. E finalmente andiamo. Si alza, al corpo dell'attore che ruba e regala, agli occhi dello spettatore che ruba e regala. Apriamo a incanto e disperazione, a svago e capriole, alle lingue del mondo, alle risate, alle lacrime. Alla musica. Riapriamo al fuoco di chi non può farne a meno, alla comunità del palco e del pubblico. Allo stupore. Allo stupore. Apriamo.